Parliamo sempre in sintesi della seconda catechesi che si è tenuta durante il corso per la formazione dei nuovi membri di pastorale 2019. Il tema toccato è stato quello del discernimento, un tema molto bello, una catechesi veramente bella, che penso sia stata utile a tutti quanti e che cercherò qui in maniera compendiosa di riportare. Il nostro relatore, in questo caso Tonino Tirito, ci ha spiegato che il discernimento è un'arte. È qualcosa che tocca tutti noi, è qualcosa in cui noi ci cimentiamo giornalmente, perché siamo sempre chiamati a discernere, cioè a separare, a giudicare ciò che ci sta davanti. Non c'è uomo, non c'è persona che non possa compiere giornalmente un'operazione del genere. Il discernimento può essere comunitario e può essere anche personale. Per il discernimento personale siamo stati rimandati allo studio del grande Sant'Ignazio di Loyola, che ha curato con grande acribia, con grande precisione proprio questo tipo di tematica. Per il discernimento comunitario ci sono state date delle dritte proprio da Tonino Tirito. Riguardo il discernimento comunitario, quello che preme al membro di pastorale è fare la volontà di Dio, è che venga fatta, applicata la volontà di Dio all'interno delle dinamiche dei gruppi. Per fare questo noi abbiamo due strade, possiamo avviare, avallare due tipi di discernimento. Il discernimento detto diacrinein e il discernimento detto doikimazin. Diacrinein significa la semplice operazione del separare, come io posso separare il bianco dal nero, l'alto dal basso e via dicendo, ed è un'operazione immediata, abbastanza semplice. L'altra operazione è più complessa. È quella del doikimazin, per cui io saggio, esamino, cerco di vagliare attentamente ciò che devo separare. Quindi possiamo dire un'operazione previa alla vera e propria separazione. Tuttavia, il discernimento che spesse volte noi operiamo non è propriamente spirituale, ma possiamo definirlo umano. Il discernimento umano consta di alcuni punti chiave, di alcuni pilastri, come li ha chiamati proprio Tonino Tirito, cioè il ragionamento, non c'è bisogno di spiegare ovviamente cosa sia il ragionamento, siamo noi che pensiamo, ragioniamo a fondo su una questione. L'intuito, che è un ragionamento più fine, più profondo del primo, e infine il buonsenso. Ma un discernimento che verte su questi tre elementi non è chiaramente un discernimento spirituale. Rischia di renderci, come ci è stato detto, sarchici. Questo termine tecnico era utilizzato da San Paolo e significa che sta a indicare proprio l'uomo naturale, l'uomo che agisce solo con le sue facoltà, ma non attraverso l'ausilio e il dono dello Spirito Santo. E questo a volte ci risucchia, ci fa, diciamo, abbassare, ci riporta verso il basso. È qualcosa che, anziché farci operare una scelta secondo lo Spirito, ci fa operare una scelta secondo la carne, una scelta carnale. Quindi una scelta praticamente sempre errata. Per fare invece un discernimento spirituale dobbiamo essere uomini spirituali, siate uomini spirituali, dice San Paolo, e cioè dobbiamo compiere due operazioni. La prima è quella del discernimento passivo, significa metterci in serio e vero ascolto della parola. Il secondo è il discernimento attivo, cioè mettere in pratica con obbedienza, in ottemperanza a quanto abbiamo ascoltato, la parola di Dio. Se noi facciamo questo, il nostro discernimento è veramente spirituale, se non lo facciamo sarà umano. Dato che poco fa abbiamo detto il termine sarchico, che viene da sars, cioè da carne, se noi appunto diventiamo uomini spirituali, siamo uomini pneumatici, cioè che viviamo secondo lo spirito. Ecco, questa distinzione è molto, ma molto importante in ordine a ogni tipo di riflessione sul pastorale, perché se io sono membro di pastorale, e opero secondo la sars, secondo la carne, non secondo lo spirito, rischio, per citare proprio le parole di Tonino Tirito, di operare una seconda Babele, di riproporre una seconda Babele, per cui io voglio piegare, anteporre, o meglio, voglio piegare la volontà di Dio alla mia, e alla volontà di Dio voglio anteporre la mia volontà, quella umana. Capite bene che in questo caso il pastorale è destinato a eclissarsi, a svanire nel nulla, assieme al gruppo ovviamente. Se invece io cerco con obbedienza di mettere in pratica, di fare la volontà di Dio, allora il gruppo intero ne trarrà sicuramente beneficio, ne trarrà giovamento. Detto questo, è importante
Anche qui discernere e scindere, possiamo dire, la dimensione carismatica, la dimensione propria dei carismi, da quella dell'ascolto della parola di Dio e del vero e proprio discernimento spirituale. Cerco di spiegarmi meglio. Quando Paolo si rivolge ai Corinzi, dice: voi in ordine ai carismi, in merito ai carismi, non siete manchevoli in nulla, non vi manca completamente nulla, però vi manca la carità e vi manca un vero e proprio discernimento. Perché questo? Perché noi possiamo cedere alla tentazione di alimentare i carismi, ma di non metterci veramente in ascolto della parola di Dio e dunque di fare la sua volontà. Quindi può esistere paradossalmente una carità, una comunità intrisa di carismi, piena di carismi, ma che non è in grado di fare discernimento, di non sa compiere la volontà di Dio. Quindi dobbiamo stare attenti a non concentrarci, a non polarizzarci solo sui carismi, dimenticandoci invece dell'ascolto della parola di Dio. Perché solo questa ci permette, e l'obbedienza ovviamente alla parola di Dio, perché solo questa ci permette di operare un vero e proprio discernimento in seno alla comunità. Ancora, qui sì, possiamo chiudere facendo un bel riferimento a Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio di Loyola spiega questo. L'uomo sarchico, l'uomo che vive secondo la carne, sentirà costantemente, continuamente la voce di Dio che gli dirà: stai la voce di Dio, scusate, la voce del male, volevo dire, che gli dirà: stai sereno, stai tranquillo, perché Dio perdona sempre, Dio è misericordioso. Ma ricordiamoci, come diceva una santa, che manda più spesso all'inferno la presunta misericordia di Dio che la sua giustizia. Cioè, quando la misericordia si trasforma in misericordismo, quando la bontà si trasforma in buonismo, dobbiamo veramente stare allerta. E spesse volte sono indolenti, proprio questi, a volte lo siamo anche noi, uomini carnali, uomini sarchici, perché pensano appunto che Dio perdona sempre e quindi credono di avere la licenza di fare qualunque cosa. Non è così. L'uomo invece che vive in grazia di Dio si sentirà spesso, o meglio, si sentirà sempre consolato. Tuttavia, talvolta il male rischia di insinuarsi nella sua vita, facendogli credere che i sensi di colpa, quello che lui ha commesso, è irreparabile agli occhi di Dio. Quindi gioca, punta tutto sui sensi di colpa, in modo tale che l'uomo contrista se stesso, lo Spirito Santo che è lui, e piomba nella tristezza e nella depressione più assoluta. Dobbiamo metterci in guardia, dobbiamo stare attenti a questi tipi di atteggiamenti. Ancora può succedere all'uomo che vive secondo la grazia, all'uomo che vive secondo lo spirito, di cadere, come accadde praticamente a tutti i santi, nella notte spirituale. Qui c'è un'altra tentazione: stravolgere, sovvertire completamente la scelta che avevamo compiuto durante il periodo di consolazione. Ecco, ci dice Sant'Ignazio: non fate mai una cosa del genere. Confermate sempre la vostra scelta, anche se passate dalla consolazione alla desolazione. Esempio, io scelgo un cammino di castità, povertà, obbedienza. Sto facendo un esempio banale. Sono nella consolazione, poi piomba la desolazione. Allora cosa faccio? Metto in dubbio, metto in discussione tutto? No, devo continuare, devo perseverare in questo tipo di scelta. Devo confermare assolutamente questo tipo di decisione. Infine, come si reagisce a cospetto, dinanzi agli attacchi del demonio? Ecco, quando il demonio ci attacca, è proprio in questa fase di transito dalla consolazione alla desolazione. Ci vuole fare, come dicevamo prima, sovvertire la scelta, vuole che operiamo una modifica profonda, radicale alla nostra scelta. Noi dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo pensare che quando il cane ci abbaia, quando il cane abbaia, noi non dobbiamo avere paura e scappare, quindi praticamente stravolgere quello che avevamo fatto, dandoci alle gambe, ma dobbiamo rispondere abbaiando a nostra volta al cane. E c'è stato fatto un esempio, proprio da Tonino Tirrito, che ci ricordava un episodio, un aneddoto della sua giovinezza, della sua adolescenza, per cui lui si trovava accanto a un amico in macchina e venivano inseguiti da un cane. A un certo punto l'amico cosa ha fatto? Ha piantato i freni, ha aperto lo sportello, il cane continuava ad abbaiare, lui a sua volta ha abbaiato al cane ed il cane è scappato. Attenzione a questa cosa, perché questa è una cosa su cui ho riflettuto io. Si fugge dalla tentazione. Cioè, noi abbiamo sempre detto che bisogna fuggire dalla tentazione, non possiamo metterci alla prova, perché se facciamo questo e vogliamo fronteggiare faccia a faccia, impetuosamente la tentazione, non possiamo fare altro che cadere. Quindi dalla tentazione si fugge, ma da certi ragionamenti, da certi stati d'ansia,
la tentazione di, come dicevamo prima, cambiare profondamente la nostra scelta, la nostra decisione prevede un momento di offesa, possiamo dire, all'attacco del maligno. Significa un po', per dirla all'Efesini 6, dobbiamo sguainare la spada della parola. Ecco, dobbiamo reagire. Non possiamo essere in preda allo sconforto, al panico ed essere passivi, ma si reagisce opponendo proprio alle lusinghe, alle seduzioni, agli attacchi del male, la parola di Dio. Quindi diceva proprio diceva proprio Tonino Tirrito, e così concludo: non dobbiamo essere cristiani col pannolone, ma per una volta dobbiamo iniziare veramente ad essere cristiani intrepidi, cristiani coraggiosi, consapevoli di quell'arsenale, di quell'armamentario spirituale che Dio ha messo a nostra disposizione. Signore ci benedica.